Gracias. Signori e amici di Telegolfo, benvenuti al comunale di Maranola. È tutto quasi pronto. Vedete le squadre che stanno scendendo in campo per la nona giornata del campionato di promozione laziale al girone di. Quest'oggi si colora delle divise di Formia e Città di Paliano. Le squadre che si stanno risponendo per il saluto ai tifosi, nonostante la giornata piovosa, qualcuno è riuscito a raggiungere il complesso di Marandola per assistere a questa partita ma senza indugi andiamo a dirvi giocatori in campo cominciamo proprio con i starter 22 con i numeri dall'1 all'11 per quanto riguarda il Formia, Avgul, Pasquale, Festa, Maresca, Battaglia, Gabrielli, Nulli, Napoletano, Zaccaro, Raspaolo e Petronzio con i numeri dal 12 al 20, agli ordini di Mister Giovanni Russo, Raso da Cunto, Agrillo, Cannella, Lucchetta, Sar Antoni Vitale e Scariati. Piccola menzione proprio per il numero 14, Mario Agrillo, per lui. La prima volta in panchina quest'anno per il giovane classe 2002, scuola Napoli e Salernitana. Un giocatore molto promettente. Mister Russo ha ritenuto opportuno. Portarlo oggi per questa sfida è importante che sa di esame di maturità. Per quanto riguarda invece il città di Paliano, dall'1 all'11 Neccia, Manni, Moratti, Ceccobelli, Pizzuti, Romaggioli, Martinoli, Salvi, Ronci, Matozzo e Iuri Fazzi. Dal 12 al 20, agli ordini di Francesco Russo, quasi un'omonimia tra i due allenatori oggi in campo, sarà divertente per noi qui in cronaca. Taglietti Ponza. Parfene, Conti, Hameddin, Benigni, Lanni e Romagnoli. Il Formia viene dal pareggio 1-1 contro il Roccasecca, successivo anche all'eliminazione dalla Coppa le 32esimi di Coppa contro l'Aurora Vodice dopo il doppio confronto che ha mantenuto comunque il Formia imbattuto tra le mura di casa, il Città di Paliano invece viene da una vittoria quella in casa contro il Casalvieri 4-2. Formia e eh, Paliano che come abbiamo detto e come diremo spesso nel corso di questa telecronaca sono chiamati all'esame di maturità per capire quale sarà il loro destino in questo campionato. Formia che chiaramente ha ambizione di raggiungere quantomeno la quota playoff. Il primo possesso della squadra ospite che in maglia bianca con Croce Rossa attaccata a sinistra a destra il Formia che recupera palla con la divisa blu e azzurra. Attacca a destra e a sinistra. In questo momento tiene il pallone in campo il Formia, senza però riuscire a mantenere il possesso. La palla viene liberata in rimessa laterale perché è rimasto a terra Zaccaro, lesa maestà. In questo caso dobbiamo e possiamo dirlo: il gioco si ferma perché quando si ferma Zaccaro vengono i brividi un po' a tutti i tifosi della Formia. Sinceramente, anche a noi qui in cronaca perché la classe del numero 9 è in dubbia e perderlo per questa partita sarebbe grave, soprattutto per gli occhi e per quanti dei nostri amici telespettatori sono davanti alla tv per godersi semplicemente una bella partita di calcio, bella partita che speriamo non venga, come possiamo dire, penalizzata dalla pioggia che è caduta incessantemente per la nottata e per tutta la mattinata, adesso ha dato momentaneamente tregua, il campo è comunque bagnato. Avete visto l'applauso dei giocatori del Formia, spero l'avete visto più che altro, e Nicola Dell'anno alle riprese. Ne approfitto per uh, dire qual è la coppia di oggi che spesso siete trovati qui al Comunale di Marano. Nicola Dell'anno alle riprese, Davide Guzzardi in cuffia, qui un retropassaggio abbastanza rischioso. Riesce a gestire però il pallone Damiano Neccia, serve in avanti un compagno, il lancio a cercare lo scatto di Fazzi. Che riesce a gestirlo, in pressione c'è, battaglia l'eroe delle sfide, qui al Comunale pratica quasi sempre in gol, battaglia tre, gol consecutivi nelle ultime tre partite giocate in casa, in campionato, vero e proprio talismano per la squadra di Giovanni Russo. Non abbiamo detto quali sono i... qual è la terna arbitrale di oggi, ne approfittiamo mentre il pallone flippa un po' da destra a sinistra al centrocampo e c'è questo retropassaggio di Romaggioli a Neccia che allarga il pallone per Manni sulla destra, quindi aspettiamo prima di darvi la terna arbitrale perché questa di costruzione si svolge in maniera un po' macchinosa, alla fine riesce a uscirne bene, Martinoli davanti a cercare ancora Fazzi. Interviene il, la difesa del Forme. attenzione, padone buono per il tiro di Simone Mattozzo, il Palo colpito, quindi prima occasione da segnalare al terzo minuto il tiro di Mattozzo, il Palo e la città di Paliano che si fa pericolosamente è rimasto a terra Leonardo Martinoli. A questo punto possiamo dirlo, il signor Di Palma di Cassino ferma il gioco, i suoi assistenti sono Calce di Cassino e De Lorenzo di Latina. Sono in corso le cure per il numero 7 classe 97 della città di Paliano che si è subito reso pericoloso al terzo minuto. Abbiamo parlato del turno intrasettimanale di Coppa e si è giocato, il ritorno il 17, quindi ormai più di una settimana fa. Formia, nonostante la vittoria per 2-1 in virtù della sconfitta, 1-3 subita in casa della Vodice, è stata eliminata ai 32esimi invece. Città di Paliano ha superato il turno contro il Monte San Giovanni Campano, 5-0 l'andata e 2-1 la vittoria sempre del Città di Paliano al ritorno. Il Paliano sarà atteso proprio nel giorno di Halloween, 31 ottobre ad Alatri per l'andata dei sedicesimi. Intanto Zaccaro prova ad andare via, ci mette il fisico Romaggioli, Zaccaro però si va a riprendere il pallone, a stavolta di fisico... Cerca di resistere a una carica. Arriva il fallo comandato dal signor Di Palma. Punizione per il Città di Paliano. Siamo al quinto minuto in corso di svolgimento. E 0-0 il risultato. Un palo colpito da Martinoli. Al terzo minuto, subito scaldato l'atmosfera qui al Comunale di Maranola. Città di Paliano che cerca. La, il risultato in trasferta, il Formia che vuole mantenere l'imbattibilità del proprio Fortino. Vittoria in trasferta che è arrivata per il Paliano contro il Vodice la terza giornata, unica vittoria in trasferta. Abbiamo detto invece il Formia fino a questo momento vittoria con l'Ermata, vittoria con la Mitrella, vittoria contro il Casalvieri, contro il Monte San Giovanni Campano. E quella anche inutile purtroppo contro l'Aurora a Vodice, purtroppo per il Formia. Chiaramente difende il pallone Raspaolo, prova a lanciare lo scatto di Gianluca Nulli. Arriva la chiusura, buona la diagonale difensiva. Adesso spazza male Mattozzo. Questo pallone, per sua fortuna c'è Cecco Belli, Cicca, un po' il pallone. Martinoli che va a lottare con Zaccaro, che recupera il pallone, lo supera il tiro di Zaccaro sul fondo. Sesto minuto, il primo tiro in porta del Formia. Arriva, manco a farlo apposta da Vincenzo Zaccaro. Pronto al rinvio Damiano Neccia. Si schiera la squadra di Francesco Russo. Attenzione, qui fa Mero la palla. Il il pallonetto e arriva il gol improvvisamente Zaccaro che recupera questo pallone. Smistato malissimo. Portiere fuori dai pali. Pallonetto e al settimo minuto. Zaccaro mette in rete il gol dell'1-0 per la squadra di casa che tra le mura di Maranola sembra davvero imbattibile, siamo solo all'inizio della partita Il la Formia al settimo minuto sblocca la situazione e chi segna? Manco a dirlo Zaccaro, un pallonetto delizioso che ha preso di sorpresa e la città di Paliano e immagino anche abbastanza persone qui sugli spalti. Perché si è rumoraggiato poco? È stato un boato quasi di sorpresa, davvero al momento in cui la palla si è depositata in rete. un colpo di genio di Zaccaro, che poi viene ammonito dall'arbitro. Forse esagerando nell'esultanza, ammonizione francamente un po' esagerata. L'arbitro molto fiscale in questo caso. Intanto segnaliamo il punteggio che si è sbloccato al settimo minuto. Dopo il palo di Martinoli, Zaccaro ha tentato di prendere le misure al sesto minuto, un minuto dopo il gol. Pienza laterale, adesso per la squadra ospite che deve riordinare le idee in fretta. Alessandro Manni con le mani serve, Pizzuti, Martinoli. Verticalizzazione profonda, cercare il buono scatto di salvi, il pallone che schizza sul terreno bagnato diventa imprendibile per il numero 8, si deposita sul fondo è pronto al rinvio il bielorusso Alexei Avgul proveniente dall'Academy del Perugia, che si è mostrato di enorme affidabilità in questo inizio di campionato. Indicazioni intanto di Alessio Gabrieli e i suoi compagni. Napoletano stoppa in mezzo al campo. Il tentativo di servire a sinistra la Spaulo recupera il pallone il città di Paliano, ma il lancio di Mattozzo per Manni è leggermente lungo. Lo intercetta Festa, Afghul rinvia, nulli di testa. Zaccaro anticipato da Ceccobelli, deve ripartire da dietro la squadra ospite. Adesso attacca sulla sinistra. Pallone che si perde oltre la linea del fallo laterale, la rimessa in gioco sarà per le maglie rosso-crociate. Siamo sul settore di sinistra, viene praticamente murato Moratti, e allora riparte il Formia, deve scalciare, però via il pallone Petronzio, non riesce a raggiungerlo nessuno dei suoi compagni. Zaccaro di petto, palla poi scalciata in avanti. Ancora che rotola verso la rimessa laterale dalla parte opposta a quella precedente, adesso è quella più vicina alla nostra postazione. Sul punto di battuta, Gabriele Festa, attenzione quell'appoggio sbagliato di Maresca. Recupera palla però il Formia in tandem. Festa con Maresca, il pallone finisce fuori. La rimessa è blu, si fa vedere Napoletano vicino, c'è anche Nulli, accorciato anche Raspaolo, il pallone va proprio sulla destra a cercare però Petronzio, Nulli di testa, dopo la ribattuta della difesa ci mette le mani pizzuti per prendere posizione, alla fine Nulli alleggerisce Napoletano, scusate, alleggerisce su Afghul. Si alza la bandierina fuori gioco di Zaccaro, battuto il calcio di punizione di Ceccobelli qualche metro più avanti rispetto al punto in cui è arrivata la segnalazione. Lancia a destra, bella a cercare Mattozzo, stoppa, entra sul sinistro, mette in mezzo in calcio d'angolo la deviazione di Alessio Gabrielli. Tra corner arriva il pallone direttamente dalla panchina del Formia. Al dodicesimo questo calcio d'angolo. La palla messa in mezzo verso il secondo pallo. e colpo di testa la parata di Avgul. Poi Petronzi a mettere fuori, alimenta per l'azione d'attacco del Paliano Mattozzo sul destro, palla in mezzo la palla spizzata, diventa buona e arriva la segnalazione del direttore di gara dovrebbe, vedo la mano alzata ma non vedo il guardaline. dovrebbe essere fuori gioco dovrebbe essere fuori gioco in ogni caso gioco fermo dopo l'attacco abbastanza convinto su questa situazione da calcio d'angolo del Paliano l'uscita su Martinoli di Avgul era stata comunque efficace, poi di testa di Raspaolo non trova Petronzio, deve gestire però sotto pressione la difesa della città di Paliano, Matozzo sulla sinistra un po' d'aria, va ad accentrarsi, allarga bene col Mancino, c'è però buona guardia di Pasquale. Martinoli, quanto stiamo vedendo da questi primi minuti, il numero 7 del paliano è un po' il fulcro della costruzione della squadra ospite. Fazzi, il dribbling di Fazzi, viene fermato da Pasquale che lascia scorrere il pallone sul fondo. L'arbitro dice al giocatore con la maglia numero 11 di non fare tante scene, di rialzarsi, accentuato molto la caduta nello eh, scontro con Daniele Pasquale. Poi si sono chiariti, si stanno ancora parlando. L Ho visto comunque uno scambio di 5. Quindi sembra tutto rientrato nella norma. Zaccalo di testa, la spizza. Lo scatto di Petronzio che si attacca sulla destra. Attenzione alle fiammate del Formia. Petronzio finisce giù. stessa Più o meno stessa situazione precedente. E ancora l'arbitro di Palma sceglie di tenere il fischietto in tasca. Mattozzo. Attenzione al suo mancino, qui arriva un altro lancio, finisce ancora a terra un giocatore, stavolta è Martinoli, per l'arbitro ancora una volta non c'è nulla. Noi, ovviamente, senza l'ausilio di Replay, Moviola e quant'altro, dobbiamo fidarci della decisione di, di Palma, anche per evitare polemiche di sorta. Insomma, concentriamoci sul gioco e sulla partita. Il lancio di Yavgul a cercare ancora Zaccaro che di testa, nonostante non sia un colosso, insomma la prende quasi sempre lui, ottima scelta di tempo del numero 9 nello stacco, la palla però ce l'hanno i bianchi, allora Mattozzo gestisce, cede a Cecco Belli, deve però tornare indietro, Romaggioli chiamato in causa, ignora il suo compagno col numero 4 e avanza, allarga il gioco a sinistra, lo scambia. Scatto la palla in mezzo, il tiro. La palla che si accomoda sulla parte esterna della rete. Interessante questo spunto. Padone che però è finito fuori. Quando siamo ormai allo scadere del quindicesimo, abbiamo superato il quarto d'ora di gara. Il tentativo di Manolo Ronci che si è spento sull'esterno della rete. Aspettiamo il, la battuta di questo fallo laterale. Mentre cantano gli ultra del Formia, per nulla scoraggiati dal maltempo. Napoletano di petto allarga sulla destra. Pasquale però si fa soffrire il pallone, può essere una. Un pallone sanguinoso, no, no perché c'è battaglia che è un vero e proprio muro in queste situazioni. La Napoletano si appoggia a Maresca per ricominciare. Ancora il giocatore con la maglia numero 8. Allarga a destra a cercare Zaccaro, neutralizza di testa la difesa del città di Pagliano. Alla fine arriva il fischio sul fallo. La pressione di Maresca, in conseguenza prima era Alessio Gabrielli, non Maresca, chiaramente uno dei due centrali difensivi. Son break della città di Paliano, bello il, la giocata di Fazzi che allarga a destra per Mattozzo, rientra sul mancino ancora Fgul che ci mette le mani. È arrivata la reazione del Paliano dopo il gol dell'1-0 del di Zaccaro, almeno due occasioni importanti, quella di Ronci poco fa. Adesso di Mattozzo, la palla messa al limite dell'area, la può controllare Petronzio però sulla pressione, si gira bene, lancia Raspaolo sulla sinistra, gli passa davanti Alessandro Manni. Ottimo scatto del numero 2 in maglia bianca, ma attenzione perché c'è la pressione del Formia, ci va a mettere il piede Raspaolo che non molla, può salire in pressione su questa rimessa laterale il Formia. Gioco allargato sulla sinistra dove può correre Marco Moratti cede il pallone a Ceccobelli. Sulla sinistra Fazzi. Scontra con due avversari, Fazzi ancora un numero. Poi il suo passaggio è impreciso. Come preciso è il disimpegno di Nulli. Bello scambio davanti, attenzione, il pallone, il tiro e il gol di Manolo Ronci. Il pareggio della città di Paliano. Gran bella azione, lo scambio tra i giocatori d'attacco del Paliano. Alla fine Ronci in area di rigore ha potuto tirare in porta battendo Avgul ed è il gol del pareggio che arriva al diciannovesimo minuto. il gol di Ronci che aveva già cominciato a scaldare il suo mancino al quarto d'ora arriva il gol del pareggio Possiamo dire meritato per quanto il paliano si sia sforzato dopo aver subito il gol dello svantaggio qui l'abito fischia un fallo per un intervento di Petronzio su Alessandro Manni. L'urlo di Manni a richiamare l'arbitro. Che ha fischiato questo calcio di punizione. Andrà a batterlo Pier Giorgio Pizzuti. Lo scambio con Cecco Belli. Recupera palla il Formia chiudendo bene con nulli. Attenzione qui c'è il fallo però. L'abito va a richiamare Matteo Salvi. Intervento su Giovanni Maresca. Calcio di pensione battuto da Gabrielli. Avanza battaglia. Il destro in avanti a cercare Petronzio. Il colpo di testa a liberare. Ancora Formia però che ricomincia. Pesta sventaglia col mancino. Deve ripiegare Zaccaro per controllare questo pallone. Ci mette la testa o almeno ci prova. Ronci, sfidata al numero 9. Vintara Zaccaro che poi è sfortunato nel rimpallo. Intervento in scivolata dell'avversario. Il pallone che gli è carambolato addosso. È finito oltre la linea di fondo. Rimessa per Damiano Neccia che deve andare a recuperare il pallone, per andarlo poi a rinviare. Ventunesimo in corso 1 a 1 tra Formia Calcio e Città di Paliano. È la nona giornata del girone D di, di Promozione. È cominciata una pioggia leggera al comunale di Maranola. Maresca di testa non. Controlla bene il pallone diretto a Napoletano, quindi recupera il Paliano. Martinoli con il destro allarga a cercare Simone Mattozzo. Ottimo suggerimento per Manni. La palla dentro, la sfiora di testa Pasquale. Quanto basta per mettere fuori causa Yuri Fazzi. La rimessa sarà in attacco per i giocatori ospiti. Scambio con Moratti. Fazzi. L'allungo, entra in area di rigore, Fazzi la palla dentro, palla buona per Martinoli, arriva poi l'intervento di Avgul e il fischio dell'arbitro, punizione per il portiere della squadra di casa, ma ancora una volta un'azione pericolosa, innescata da questo tridente d'attacco che si sta mostrando incredibilmente non solo pericoloso, ma efficace nelle giocate che di classe tridente di Ronci Mattozzo e Fazzi con l'ausilio di Martinoli. La palla è buona per Petronzio, si alza la bandierina del guardaline. È buono il suggerimento. Abbiamo qui vicino alla nostra postazione anche Maradona che sta provando ad aiutare i suoi compagni come può Batteneccia, palla lunga, colpo di testa di Gabrielli. Ceccobelli, ancora Gabrielli. Moratti sulla sinistra. Lo scambio con un compagno. Ceccobelli. C'è vicino Pizzuti, preferisce andare da Romaggioli. Moratti cerca Ronci, che rientra dal fuorigioco bene per andare a ricevere questo pallone che viene spazzato via in fallo laterale. Il ventiquattresimo, Siamo in una fase in cui le squadre cercano il modo di scardinare la difesa avversaria senza colore particolari pericoli. paliano vi vedi fiammate, un po' come il Formia in questo momento, quasi di studio, dopo le scintille fuochi d'artificio fino al ventesimo, siamo al ventiquattresimo, quale sembra aver rallentato un attimo. Adesso attacca il Paliano. Palla per Matozzo e la scippa. Maresca il lancio in avanti a cercare lo scatto di Petronzio che è buono. Deve aspettare i compagni. C'è Zaccaro. Lo serve, forse un po' tardi. Arriva il pallone di nuovo. Petronzio si gira, il tiro. Si mangia un po' il pallone dopo un, uno smarcamento fantastico Petronzio peccato davvero, sarebbe stato un gol spettacolare, fosse stato il pallone lo scatto di Fazzi si mangia l'avversario sono pericolosissimi quando hanno un po' di spazio i giocatori d'attacco per Città di Paliano capire, deve capire il modo di disinnescarli la difesa del Formia, perché quando hanno l'opportunità di scattare soprattutto sono davvero davvero pericolosi. Avgul con il destro a cercare la testa di Zaccaro, il pallone esce a metà tra la tre quarti del centrocampo. E viene recuperato dal paliano. Attenzione perché qui manca clamorosamente il pallone Festa. Poteva diventare buono per Manni. Ma arriva la copertura di Gabrielli. Questo riceve da Vgul e serve battaglia. Maresca. Scambio tra i giocatori della linea difensiva. in uh, cerca della, dello spazio giusto avanza festa lo scavetto a cercare Raspaolo la copertura di Manni che alza il campanile che diventa buono per Zaccaro che combatte in mezzo a due al volo Ronci La pressione di Raspaolo, il rinvio di Neccia, la palla sui piedi di Moratti, lancia in avanti a cercare Martinoli, ci mette la testa Nulli, sarà rimessa laterale per il Paliano. Rimessa per il Formia, siamo arrivati al 27esimo che si esaurisce proprio in questo momento. Entriamo nel 28 minuto di gioco, vicini alla mezz'ora. Il risultato è di 1 1. I gol di Zaccaro al settimo e di Ronci al diciannovesimo. Avvio positivo del Formia, il pagliano che ha reagito in modo molto, molto propositivo. C'è qui il tocco con la mano di Simone Mattozzo. L'abito concede però la rimessa laterale per il Formia. Diciamo da sei minuti circa, una fase un po' più di studio tra le due squadre che dopo i brividi i corsi nella prima parte di gara, adesso stanno cercando con più pazienza di capire il modo di fare male all'avversario, sicuramente c'è un'intensa fase di pressing da una parte e dall'altra quando le squadre si dedicano alla costruzione del gioco partendo dalla difesa, Formia che ha trovato un avversario che si gioca in un modo abbastanza simile, qui Zaccaro di testa non riesce a scappare, il pallone diventa buono per Neccia. Dicevo, trovate un avversario abbastanza simile perché oltre al fatto di volere la costruzione da dietro, il Paliano, così come il Formia cerca poi delle verticalizzazioni improvvise. Qui ancora una volta Manni che finisce giù urlando il suo dolore, forse in modo un po' eccessivo. L'intervento di Raspaolo non mi è sembrato così grave, ma così come in precedenza, Manni due falli ha subito. Non c'è nessun dubbio che sia fallo. Secondo fallo che ha subito, seconda volta che crolla al tappeto urlando di dolore. Sono un po' esagerato nella reazione, tanto che lo vediamo camminare senza alcun problema. C'è Cobelli, lancio per Manni che appunto spinge in corsa. Lo marca festa una spallata e pallone che rotola fuori, non lo può più controllare il terzino classe 98 e eh, da uno sguardo di fuoco all'arbitro Adesso prova a gestire palla il Formia. Partita che ha smesso quelle fiammate che abbiamo visto fino al ventesimo. Zaccaro, Raspaolo, lo scambio con il suo numero 9 di prima e il pallone di ritorno. Raspaolo mette il pallone in mezzo, non ci arriva Neccia su un pallone che poteva anche controllare bene perché Petronzio era bello che superato. Smanaccia e la rimessa sarà in attacco per la squadra di Giovanni Russo. Zaccaro, il palleggio, la palla subito in mezzo al volo, praticamente neccia la blocca. Abbastanza insidiosa la posizione di Zaccaro per la difesa del Pagliano. Pagliano che adesso attacca. Palla recuperata da Festa. Napoletano steso in ripartenza a calcio di punizione. Diciamo pericolosa la posizione fastidiosa, più che altro la posizione di Zaccaro che non sta facendo la prima punta, ma è una seconda punta che si allarga abbastanza a destra. Difficile per i giocatori del Paliano capire come marcarlo e come fermarlo. Qui Raspaolo finisce giù, non c'è fallo, ma Manni deve spazzare in fallo laterale. Forma che può proseguire così l'azione d'attacco. Alla battuta di questa rimessa ci sarà Festa. Napoletano lascia rimbalzare il pallone per il destro deve metterlo dentro in qualche modo perché sulla sua destra non c'era nessuno non è perfetto il suo tiro quindi riparte il paliano attenzione perché una bella palla recuperata da Maresca cerca il taglio verso sinistra di Zaccaro o Raspaolo il pallone che non è buono né per l'uno né per l'altro si perde oltre la linea del fallo laterale Forma sembra aver più la possibilità in questa fase di gara di gestire il pallone con una certa calma, palo subito da Salvi, questa volta anche lui un urlo atavico sul contrasto con Napoletano. Lo sconto tra numeri 8 ha avuto la peggio. Il classe 93 del Paliano, Di Palma comanda la punizione per la squadra ospite. Dicevamo il Formia che sembra in questa fase, quando abbiamo superato la mezz'ora, da ormai tre minuti, sembra avere la capacità più dei suoi avversari di gestire il pallone con una certa calma e di cercare quantomeno soluzioni offensive. Soluzioni che adesso cerca Mattozzo che avanza sulla sulla destra, cede il pallone a Manni, impreciso, troppo lungo, rimessa dal fondo, palla per Avgul, 34 in corso 1-1 al comunale di Maranola tra Formia e Città di Paliano. Avgul si appoggia sulla sua sinistra a festa. Battaglia, avanza, poi serve Daniele Pasquale, si deve fermare e rientrare su Maresca. Gabrielli il lancio sulla sinistra a cercare lo scatto di Gabriele Festa vicino a lui c'è Raspaolo che riceve si fa vedere nulli Raspaolo preferisce andare dentro per Zaccaro esce con i pugni in ecce all'anticipare Zaccaro che aveva visto la traiettoria e la possibilità È riuscita a sventare la minaccia alla retroguardia all'ultimo baluardo e la retroguardia del Paliano che prova a ripartire con Mattozzo. Un altro pallone recuperato che finisce tra le grinfie di Napoletano. Lo scambio con Maresca, il pressing appena accennato di Martinoli, Maresca su Raspaul. Colpo di testa di Nulli, di petto Fazzi a cercare di far tenere un pallone ai suoi. Mattozzo può avanzare a spazio, cerca la verticalizzazione. Quando c'era Martinoli, liberissimo vicino, ha cercato di raggiungere subito Fazzi. Recupera palla il Formia su, uh, in appoggio sul capitano Zaccaro che si è allargato sulla sinistra, rientra sul destro, taglio Ceccaras Paolo che lascia andare il pallone forse sperando che ci fosse Pasquale per evitare, evitare l'aggancio in acrobazia, alla fine non c'è nulla di tutto ciò, pallone che si perde oltre la linea del fallo laterale, Pagliano che parte velocissimo, palla per Martinoli, gli gliela tocca. Battaglia, la rimessa è in zona d'attacco per la squadra ospite allenata da mister Francesco Russo. Paliano che prova a gestire con qualche difficoltà dietro di tacco. Pasquale che subisce anche il fallo. 36esimo che scade. Proprio mentre stiamo parlando. Siamo nel 37esimo. Il Formia caricato dai tanti errori anche del Paliano, che sono anche frutto delle attenzioni. Quella bella palla per il Zaccolo di testa! Fuori, ma c'era la banderina alzata! Qui non abbiamo tempo mai di fare una considerazione perché può arrivare qualcosa in qualunque momento. Questi lanci per Zaccaro stanno cominciando a diventare un problema per la squadra ospite. Tutto fino in cascina per il Formia che, l'abbiamo detto, ha più pazienza e più metodo in questo momento. Sono almeno un quarto d'ora in cui la squadra di casa riesce con la pazienza, con la calma. Con la conoscenza anche che hanno tra loro i giocatori di trovare soluzioni offensive. Qui ancora un urlo perde anche la scarpa. Ma si tratta sempre di, del numero due ospite Alessandro Manni. Qui lo scontro stavolta con Gabrielli, ci ha, perso, ci ha rimesso anche una scarpa il Serzino del Paliano. L'abito gli va a dire qualcosa questa stavolta aveva un po' più ragione rispetto al, ai due episodi precedenti per non so come si possa avere più ragione rispetto a prima cioè o si ha ragione o non la si ha ma a parte questi, queste disquisizioni filosofiche torniamo a parlare di pallone la palla dentro per Fazzi che prova l'aggancio buona però la marcatura di Maresca e Gabrielli che in tandem riescono a neutralizzare il numero 11, la palla che rotola sul fondo, Afghul può andare a rimetterla con i piedi senza perdere tempo. Attenzione perché si complica la vita da sola, la difesa della Formia riesce a rilanciare su Petrozio che non arriva però sul pallone. Palla in avanti per Martinoli di prima per Fazzi, attenzione, Fazzi nella di rigore, Fazzi finisce giù ma riesce a calciare. Palla sul fondo, anche difficile riuscire a capire lo schieramento in campo onestamente del Paliano perché i giocatori si scambiano spessissimo posizione. L'unica certezza sono i quattro in difesa e il fatto che ci sia Mattozzo a destra. Adesso Fazzi ad esempio sembra stare agendo da punta, mentre per tutto l'inizio di partita è stato largo a sinistra, questo sembra quasi un 4-4-2, intanto il colpo di testa di Petronzio riesce a servire a Spavolo che finisce giù, non c'è fallo per l'arbitro, riparte il Paliano proprio con l'unica certezza di questo schieramento, ma tozzo, ovviamente parliamo unicamente dello schieramento dal punto di vista tattico. Cooper la palla però Maresca una serie di flipper nel, nel centrocampo. Pallone che ruzzolo da una parte e dall'altra. Adesso prova a gestirlo in qualche modo anche con un po' di fortuna. Martinoli vince un rimpallo, ne vince un altro. Alla fine deve uscire. Battaglia in progressione. È rimasto giù Martinoli. Battaglia si ferma per cercare dei compagni. Si appoggia su Maresca Napoletano. Trova Zaccaro che di prima serve Petronzio che però aveva accorciato la posizione e non aveva cercato la profondità. Va comunque in pressione su Romaggioli che spassa in avanti il pallone. Calibra male. Rimessa laterale per il Formia che al quarantesimo a 5 minuti dalla fine del primo tempo. Poi sarà chiaramente recupero. Se recupero ci sarà di questo primo tempo, Formia in avanti. Pasquale con le mani cerca Zaccaro. Pallone corto e recuperato dal Paliano. Però non può gestirlo in velocità. Ceccobelli non calibra bene. Zaccaro di testa. L'appoggio per Petronzio che prova una giocata di prima. Sfiora appena il pallone. Attenzione, arriva Festa che si mangia il pallone. La palla per Zaccaro che desterno la mette fuori. C'era ancora una volta però la banderina alzata. Nuovamente fuori gioco, ma impressionante la progressione di Gabriele Festa che ha visto in anticipo le intenzioni di Cecco Belli, ha allargato il gioco sulla destra per Manni, è arrivato l'anticipo forte di Festa, era buono anche il cross per Zaccaro che ha voluto anticipare la conclusione andando con l'esterno. C'era però comunque posizione regolare se non fosse altro che il pallone era uscito fuori. Raspaolo allarga ancora per Zaccaro, lo stop si allunga sulla destra, mette dentro per uno tra Napoletano e Petronzio. La palla messa ancora una volta in fallo laterale, 42 in corso, 1-1, Formia in attacco con questa rimessa laterale affidata a Daniele Pasquale. Vicino a lui c'è Giovanni Maresca, c'è anche Napoletano, presumibilmente si andrà a profondo a cercare la testa di Zaccaro che infatti è quella qui. Martinoli anticipa di testa Maresca Ronci recupera palla che carambola su Maresca. La rimessa per il Paliano che respira. La palla buona a cercare questo scatto di Ronci che viene toccato ed è calcio di rigore, calcio di rigore il fallo e il cartellino giallo per Alessio Gabrielli che si è fatto bruciare sullo scatto da Ronci e al 43 può cambiare la partita con un ribaltone dopo il vantaggio del Forme e il pareggio di Ronci proprio il numero 9 del Paliano che va a prendersi questo calcio di rigore Se vediamo che è andata al dischetto sembra sembra essersi preso la responsabilità a Iuri Fazzi allora parte Fazzi contro Afgul. Va Fazzi con il destro. Spiazza Afgul e segna il gol del 2 a 1. Calcio di rigore realizzato al 44. Passa in vantaggio il città di Paliano. Ribaltone quindi riuscito al Paliano che abbiamo detto in difficoltà in questa seconda fase di primo tempo, trovato però con un'arma che abbiamo evidenziato nel corso di questa cronaca, ha trovato un'opportunità e l'ha colta in pieno con l'ingenuità di Gabrielli. non ha nemmeno protestato se no che il tocco c'era Raspaolo non riesce a trovare nulli il Parma adesso deve ritrovare e riorganizzare le proprie energie nulli stoppa lo scatto di Petronzio Servito ma anticipato adesso la palla ancora profonda lo scatto di Fazzi che brucia la difesa Fazzi Avgul provvidenziale servito festa adesso il formia un a pochi secondi prima del recupero per cercare di tornare di andare all'intervallo sul punteggio di parità Maresca attenzione Nulli non riesce Napoletano non riesce ad agganciare Ronci si allarga per superare Pasquale Riesce a mandare il pallone in avanti per servire Fassi. Arriva il fischio dell'arbitro, c'è credo punizione mentre abbiamo superato il 45 e arriva un minuto di recupero. Ormai deve trovare le energie mentali per uscire da questo momento difficile. La squadra di Russo ha le capacità, e abbiamo evidenziato spesso, per, per trovare il gol anche con una certa continuità, soprattutto in casa. Sta per finire il primo tempo, c'è un secondo tempo da giocare, una storia ancora tutta da scrivere in questa partita. Napoletano arriva, il fischio dell'arbitro, rimonta del Paliano sul campo della Formia. La squadra di Giovanni Russo in vantaggio al settimo con Zaccaro, è arrivato il pareggio al diciannovesimo di Ronci, al quarantaquattresimo il rigore realizzato da Fazzi dopo lo scatto proprio di Ronci, steso da Gabrielli. In area di rigore, e il Paliano può andare all'intervallo con un inaspettato punteggio di 2 a 1. Per il primo tempo è tutto, restate con noi tra poco. I secondi 45 minuti. E siamo tornati al comunale di Maranola per il secondo tempo di Formia, città di Paliano mentre già ci sono dei cambi per la squadra di casa giudicare da chi si avvia verso il bordo campo esce con il numero 6 Gabrielli è entrato con il numero 14 Mario Agrillo Esordio per il giovane classe 2002 di cui abbiamo parlato in introduzione a questa partita è entrato anche Sarra al posto di Nulli e comincia il secondo tempo il Paliano che ha trovato la rimonta nel primo tempo, dopo essere finita sotto con il gol di Zaccaro al settimo minuto, al diciannovesimo, ha segnato Ronci al 44esimo. Un calcio di rigore realizzato da Fazzi. Paliano che ha fatto male con delle ripartenze veloci, questi scatti in profondità, verticalizzazioni efficaci grazie alla velocità del tridente d'attacco. Formia che. Cercato di gestire, di imporre il proprio gioco senza essere davvero, davvero pericolosa. Adesso vedremo se nella ripresa la squadra di Giovanni Russo riuscirà a ritrovare il bandolo di una matassa che rischia di farsi particolarmente aggrovigliata. Intanto comincia guadagnando un calcio d'angolo che andrà a battere a Spallo. La pioggia ci ha concesso un intervallo per gran parte del primo tempo. Speriamo che resti così, almeno dal punto di vista climatico, anche per aiutarci nello svolgimento di questa telecronaca. Nicola Dell'anno alle riprese, Davide Guzzardi a raccontarvi la nona giornata del. Girone D di, di promozione. Il direttore di gara a parlare con i giocatori per dei contatti che preferirebbe evitare di vedere. Cade qualche gocciolina qui sulla nostra postazione. Speriamo che non peggiori per evitare di imbracarci tra ombrelli e quant'altro, palla in mezzo. Cercare la testa di qualcuno. Palla messa fuori Napoletano Zaccaro. Finisce giù tutti a guardare l'arbitro, non c'è niente. Sar controlla lascia Raspaolo la spazzata via è il primo pallone che può controllare e lo farà battendolo con le mani da questa rimessa il numero 14 di cui abbiamo parlato in apertura mentre il direttore di gara va a parlare con due giocatori napoletano e eh, Martinoli come ho detto proveniente dalla scuola calcio di Napoli e Salernitana Mario Agrillo, classe 2002. Il pallone viene girato all'indietro verso Avgul, che si poteva fare probabilmente qualcosa di più sul gol di Ronci. Niente ha potuto fare sul calcio di rigore. Lo scatto di Ronci messo giù da Gabrielli. Gabrielli che è uscito all'intervallo proprio per far spazio al giovanissimo giocatore. A Grillo, eh, chiedo scusa ai tifosi assiepati vicino alla nostra postazione. Abbiamo dovuto riaprire l'ombrello. Quindi, stiamo causando spostamenti vari. Qui sugli spalti, ha ricominciato a piovere, colpo di testa di Sar Zaccaro. Ancora Sar che insiste, fermato da Manni, ancora la pressione di Sar che deve appoggiarsi all'indietro. Zaccaro ci mette il piede, Sar insiste, viene messo giù ed è calcio di rigore per il Formia. Calcio di rigore, il fallo su Sar, un capannello di giocatori del Paliano ad accerchiare. Il direttore di gara è stato sventolato anche un cartellino giallo, non ho adesso capito bene se per Ceccobelli o per Neccia. Credo per il portiere del Paliano. Il direttore di gara ha segnato questo calcio di rigore al 49esimo, praticamente finito. Un episodio che può cambiare nuovamente la partita. Forma che ha iniziato con una grande pressione in avanti attaccando alla ricerca del pareggio. E si è conquistata questo calcio di rigore grazie alla percussione di Sar steso in area di rigore. L'arbitro non ha avuto dubbi, anche dubbi in più ce l'ha avuto il Paliano. A sua parte Zaccaro contro Neccia. Zaccaro spiazza il portiere! E la doppietta di Vincenzo Zaccaro che al cinquantesimo rimette tutto a posto. Minuto cinquanta. Zaccaro segna il gol del 2 a 2, spiazzando il portiere. Secondo rigore della giornata. Situazione nuovamente in parità, Formia che ha cominciato in maniera sicuramente positiva questo secondo tempo, adesso vedremo la reazione del paliano che è arrivata dopo lo svantaggio iniziale arrivando a ribaltare il risultato, Formia che ha cominciato con cattiveria questo secondo tempo, adesso in posta, Sar, stoppa il pallone, si gira sulla pressione di Cecco Belli, la palla messa in fallo laterale. Maresca ancora Sar, l'appoggio di Petronzio per Zaccaro che allunga nuovamente il pallone, il controllo volante di Romaggioli. Pallone in avanti a cercare Fazzi, ci mette la testa a battaglia. Maresca pressione forte di Salvi. Ancora però Fogna che gestisce. Battaglia. Raspaudo la tocca male. Quella che finisce direttamente a Neccia. 52 in corso, 2 a 2. Il rigore di Zaccaro ad aprire questo secondo tempo, rimettere tutto in parità. Napoletano qui subisce forse un tocco, battaglia imposta perché il direttore di gara non fischia. Alla fine mette il pallone in fallo laterale per consentire le operazioni di soccorso a Napoletano che è finito giù in un allungo, forse toccato. Lentamente si rimette in piedi, però senza l'ausilio dello staff medico del Formia. Pallone restituito, il Formia che quindi in questo secondo tempo si schiera con Avgul in porta, difesa a 4 con Pasquale Festa. Sulle corsie laterali, anzi Pasquale e uh, Agrillo sulle corsie laterali, festa e battaglia al centro della difesa Maresca Napoletano e Sarra centrocampo a sostegno di Raspaolo Petronzio e Zaccaro con pallone in profondità per lo scatto di Fazzi. Esce a gula a bloccare impresa bassa. Paliano che risponde con Neccia in porta. Nanni e Moratti sulle fasce delle, dei quattro di difesa con Pizzuti e Romaggioli. Centrocampo con Ceccobelli a fare la da pivot davanti alla difesa. Attenzione il pallone. Qui Zaccaro in pressione. Il pallone che va direttamente sui piedi di Raspaolo, rinviato da Neccia. Raspaolo che non riesce a controllare. La palla che finisce in fallo laterale. Applausi del pubblico di casa per un Fornia che sta attaccando con personalità Maresca napoletano il tocco per Petronzio è troppo corto il pallone viene comunque recuperato da Pasquale gestito da Battaglia che lo cede ad Avgul Il pallone si viene spazzato in fallo laterale e noi chiudiamo il gli undici del Paliano che hanno iniziato questo secondo tempo si sono rimasti a Ceccobelli a fare da pivot davanti alla difesa con Martinoli e Salvi. Il triente d'attacco con Ronci, Matozzo e Fazzi. Che tanti problemi ha causato alla retroguardia della squadra di casa in, nel corso del primo tempo. Secondo tempo che però si è aperto col rigore di Zaccaro che al cinquantesimo ha rimesso tutto in parità. Il fallo su Sarra in area di rigore. Le potesse inutili del Paliano e il gol del pareggio del capitano Formiano s'attacca Manni sulla destra, esce Festa a mettere il pallone in fallo laterale. Festa, che ha giocato da terzino sul, sull'out di sinistra nel primo tempo, con l'uscita di Gabrielli in favore di Mario Agrillo, che ha marcato così il suo esordio alla prima convocazione che ha delle responsabilità per il giovanissimo Mario Agrillo. Combatte Zaccaro, alla fine si allaccia con Manni, finisce giù il numero due del Paliano. Adesso sta piovendo con una certa intensità, le nostre preghiere all'intervallo non sono state esaudite evidentemente. Partita bagnata, vedremo per chi sarà fortunata in questo secondo tempo. Mentre Siamo al 56esimo in corso, 2 a 2. Palla profonda a cercare Fazzi, l'anticipo di testa di Festa, Sar a lottare con Salvi, riesce a servire Matozzo. Fazzi prova a saltare battaglia che lo stende. Fatto quello che poteva per evitare il contatto. Più che rimanere fermi in quelle circostanze, non si può fare. Calcio di punizione per la squadra ospite, che cerca oggi la quarta vittoria in campionato. Sono quattro anche per il Formia, sono, anche per il Formia, sono quattro per il Formia, sono tre per il Paliano. Quattro vittorie, tre pareggi, una sconfitta per la squadra di casa, tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte invece per il Paliano. Il calcio di punizione, il palo, colpito dalla distanza. C'è il fisco dell'arbitro per il Frodo di Manni che protesta a gran voce, l'arbitro lo grazia, poi deve far ripetere la battuta bene per il Formia perché il pallone era troppo lungo per Petronzio. <totipo> a battere questo calcio di punizione il Formia con Gabriele Festa non può arrivarci Raspaolo prova a gestire adesso il Paliano la palla indietro a cercare Moratti Sorpreso però da questo tocco sbagliato, c'è una rimessa laterale in zona d'attacco per il Formia, che si appoggia su Maresca. Prova a uscire in mezzo a due, non riesce a servire Zaccaro. Poi si mette in mezzo Napoletano a recuperare l'ennesimo pallone della sua partita. Eccolo a Grillo che serve Festa, sventaglia con il destro a cercare Raspaolo. Pallone troppo forte, troppo profondo. Sarà rimessa dal fondo per Neccia. E affretta di battere, ma neanche troppo. Finta due volte di mettere il pallone in gioco. Arriva finalmente il rinvio di Neccia. Raspaolo ritesta, non riesce ad andare via. Ronci, fermato da Maresca, si appoggia a Festa. Sulla sinistra c'è Agrillo, Festa preferisce andare profondo a cercare La posizione è regolare, Eraspaolo non riesce a controllare. Il pallone finisce sul fondo. Sarà calcio d'angolo. C'è cioè stata una deviazione. Le proteste del Paliano per un fuorigioco che non è stato ravvisato. Ne dobbiamo fidarci, come abbiamo detto fino a poco fa, dell'interpretazione della terna arbitrale, non avendo ausilio di replay vari ed eventuali. Calcio d'angolo, quindi, per il Formiano, andrà a battere con la maglia. Numero 10. Simone Raspaolo, classe 94, oggi un po' frustrato dalla difficoltà ad andare sulle fasce del Formia e sta attaccando molto per via centrale, la palla dentro, lunga, ci arriva a Battaglia, l'appoggio di testa per Petronzo che si coordina e poi Zaccaro che praticamente va a levare il pallone dalla porta. Zaccaro ha liberato letteralmente l'area di rigore. Il tiro di Petronzio che con il beneficio del dubbio poteva anche finire in porta. Zaccaro non ha saputo resistere all'occasione di Tapin. Ci ha messo il piede, la palla si è impennata oltre la traversa e Neci tira un sospiro di sollievo, rinviando adesso il pallone raccolto da Mattozzo c'è cioè deviazione del Formia e sarà quindi rimessa con le mani si scusa Sar nel contatto con Mattozzo rimessa con le mani affidata a Manni mentre abbiamo scavallato l'ora di gioco 61esimo in corso Sar ci mette il gambone Arriva il primo cambio anche per la formazione ospite, esce con il numero 4 Cecco Belli, Ed entra con il numero 19 Marco Lanni, cede la fascia di capitano a Fazzi, il numero 4. Tocca subito il primo pallone Lanni scenendola all'indietro a Manni festa, lo può controllare rilancia in avanti a cercare lo scatto di Zaccaro. Che la stoppa di petto deve far salire i suoi. Difendendo il pallone. Lo fa bene. Poi di tacco per Sar, Un po' sorpreso. Riesce comunque a mantenere il possesso. Sarra avanza con la mancina. Non riesce poi a mettere il pallone in mezzo, ma riesca si fa anticipare. Battaglia in copertura, mantiene il possesso per la squadra di casa, alimentando l'azione offensiva. Scambio tra Maresca e Sar che sbaglia tutto. Attenzione la palla per Fazzi, attenzione alla sua velocità. Trova davanti il muro di battaglia, deve allargarsi sulla destra. Fazzi ancora battaglia, tocco ancora di Fazzi, che poi si perde il pallone. Fondamentale l'intrusione di Battaglia in quel controllo. Sar deve riprendersi dopo quella palla persa. Maresca supera due avversari, supera un terzo, poi cerca la verticalizzazione per Petronzio. Napoletano subisce il contatto, calcio di punizione il fallo di Leonardo Martinoli. Agrillo. Un po' in difficoltà, indietro per Maresca, prova a restituirgli il pallone, palla recuperata però dal Pagliano, battaglia a coprire lo scatto ancora una volta, Rifazzi lo annulla questa volta, Napoletano è sotto pressione, si gira però bene, con calma e lascia a festa, Maresca di nuovo per Napoletano, allarga a sinistra bene per Mario Agrillo, lo stop un po' elaborato di Agrillo, col destro a cercare qualcuno. Non trova però nessuno, tranne le mani di Damiano Neccia, che rimette subito il pallone in gioco. Palla profonda, festa, non fa passare nessuno. Sar, retropassaggio sballato però. La rimessa laterale sarà in zona d'attacco per il Paliano. Con curiosità, i giocatori del Paliano sono in piedi dietro i sediolini della panchina forse per evitare la pioggia non è una nota di colore questa partita abbastanza grigia dal punto di vista climatico Matozzi supera un avversario ma è finito il campo rimessa dal fondo pedavgoul 64 in corso 2 a 2 nel formia che ho trovato il gol dopo 5 minuti poi al 56esimo il palo su punizione di Mattozzo, al 60esimo Petronzio ha avuto l'occasione del 3-2, Zaccaro paradossalmente gli ha qui bello il colpo di testa di, di, di Raspaolo per Petronzio, poi abbiamo, abbiamo purtroppo davanti dei tifosi, non riusciamo a seguire bene l'azione, Il controllo di Fazzi che prova ad andarsene da solo, qui la larga a destra malissimo però per Ronci, attenzione Sar, la pressione di Matteo Salvi è Fallosa, calcio di punizione per il Formia che tira un sospiro di sollievo. Abbiamo dei tifosi che sono praticamente davanti alla porta del Paliano la nostra postazione, quindi non vediamo cosa succede bene. Di qua adesso c'è Raspaolo in possesso anticipato. Scende Lanni in mezzo al campo verso destra, allarga il pallone per Matozzi, la sovrapposizione di Manni, Zaccaro, Devia, pallone buono per Moratti, lotta Raspaolo che conquista un calcio di punizione. Arriva anche il cartellino giallo per Moratti, si disperano i giocatori della Formia perché poteva essere un'opportunità in ripartenza con Petronzio che poteva lanciarsi da solo ma l'abito ha dovuto fermare tutto perché ha estratto il cartellino per il classe 2000 Marco Moratti, sarà calcio di punizione. Festa, allarga sulla destra, c'è cioè lo stop di Raspaolo e non vediamo più niente. Non vediamo più nulla, la palla finisce in fallo laterale. Chiediamo gentilmente ai tifosi davanti a noi di spostarsi un attimo perché non vediamo proprio niente di quello che accade nell'area di rigore del Paliano. Adesso Zaccaro, ringraziamo gentilmente i tifosi, chiediamo scusa per il disagio. C'era la banderina alzata, quindi un fuorigioco segnalato al Formia, calcio di punizione per il Paliano che va a battere mentre siamo al 67 in corso, ci avviciniamo agli ultimi 10 minuti di gara, le indicazioni di Giovanni Russo ai suoi per il forcing finale, Sar in pressione, due volte falloso, alla fine l'arbitro deve fischiare il contatto su Marco Lanni, batte velocemente a città di Paliano. Prova a sorprendere la retroguardia della Formia, il pallone è buono, in mezzo non ci arriva Avgul, deve metterlo sul fondo. Daniele Pasquale, brivido perché si era lanciato male, Alexei Avgul a caccia di questo pallone, è stato superato, poteva battere nella porta praticamente vuota Manolo Ronci. Calcio d'angolo che va a battere con tutta la calma del mondo. Simone Matozzo, esperto giocatore della città di Paliano, classe 82. Il più esperto dopo Ceccobelli che è classe 81 del Paliano. La palla messa fuori, il tiro di proprio Matozzo che con la palla che si impenna, quindi non è andato lui a battere. Quantozzo ha cercato di battere col mancino. Il d'angolo è stato battuto da Iuri Fazzi. La palla diventa buona per Aspaolo che prova di prima a servire Zaccaro. Esce però malissimo il tocco. Siamo subito dall'altra parte con Ronci che prova a liberare la sua velocità. Fazzi ci mette il piede Pasquale che si lamenta perché probabilmente cercava un rimpallo e quindi la conquista della rimessa laterale. Rimessa che viene battuta invece da Marco Moratti. All'indietro per Martinoli. Con il destro cerca e eh, trova un compagno, il tiro da fuori, la palla che finisce sul fondo, c'è stata la deviazione sul tiro di Matozzo e calcio d'angolo per il Paliano. Pericolosissimo Matozzo e quando ha la possibilità di tirare tira. Calcio d'angolo, la palla dentro, finisce giù, a Grillo, la palla comunque finisce innocua oltre la porta di Yavgul, calcio d'angolo battuto male, il rinvio subito per Raspaolo che prova il dribbling, non gli riesce, ancora in difficoltà il Formia su questa ripartenza, la pressione di Lanni, alla fine guadagna la rimessa laterale, alleggerisce verso Maresca, subito pressato, in rovesciata deve andare Maresca, Moratti. L'Anni a destra per uh, uh, Matozzo, si libera di Sar, la cerca, l'appoggio su Martinoli, il pallone diventa buono per la ripartenza della Formia che però si sviluppa lentamente, Napoletano non trova compagni, ha tentato lo scatto Petronzio, non è stato visto da Napoletano, il lancio poi sulla sinistra è troppo profondo per Zaccaro, arrivano comunque dei timidi applausi napoletano poteva lanciare petronzio non se l'è sentita il risultato è il cambio di possesso italiano che può avanzare, battaglia Raspaolo il fallo qui di Moratti Simone Raspaolo e si è guadagnato questo calcio di punizione la palla buona per Zaccaro sulla destra, Zaccaro la palla in mezzo dall'altra parte, non riesce bene il controllo. Palone che finisce fuori, peccato, un'altra occasione per il Fornia. ci ha provato battaglia, che si è lanciato all'attacco. Chiama il pallone Festa, lo sparacchia in avanti, un campanile su cui si avventa Zaccaro, ci arriva di testa Petronzio, la deve controllare in mezzo a tre e alla fine perde palla, la recupera Alessandro Manni, scarico su Lanni che deve girarsi, trova Matozzo Sar, Martinoli, subito a cercare Ronci. Non alza la bandierina il guardaline, poi non la tocca nessuno su Agrillo. Quindi la rimessa è per il Paliano L'Anni, la pressione di Sarra, L'Anni se la cava scaricando bene su Salvi. Ancora Salvi, che però qui manca l'aggancio. Anzi, era Fazzi. Fazzi il pallone gli ritorna, Maresca. Subito la verticalizzazione, la posizione è buona. Può avanzare Petronzio, c'è Zaccaro dall'altra parte. Petronzio rientra sul destro. Il lattino ciccato e poi la palla salvata sulla linea da Romaggioli. Non perfetta qui la conclusione. Di Petronzio che si è un po' mangiato il pallone, c'era anche Zaccaro dall'altra parte. Mentre arriva il giallo per Napoletano all'83, una grande occasione per il Formia. e Cominciano a essere tante: due per Petronzi, una per Battaglia. Formia che sta dimostrando di meritare probabilmente più degli avversari. I tre punti quest'oggi. Per mantenere non solo l'imbattibilità casalinga, ma anche il filotto di vittorie, finora ha sempre vinto in casa il Formia. Napoletano sbaglia l'appoggio per Raspaolo, colpo di testa di Ronci, però è impreciso. Messo giù Zaccaro da Romaggioli, calcio di punizione. Bravo Zaccaro qui a tenere la posizione e a conquistarsi con l'esperienza questo calcio di punizione. Siamo all'84 ⁇ anzi no scusate siamo al set... 74 ⁇ Io mi sono andato minuti e minuti avanti. Senza... Chiedo scusa ai nostri amici telespettatori ma sto malissimo il mio cronometro. Tutti i minuti che ho indicato con il 7 sono col 6, con l'8 in realtà sono dal 7 ci stiamo avvicinando all'ottantesimo siamo al 74esimo. il colpo di testa dentro si gira però c'è il tiro e la palla che finisce sul fondo ancora una buona occasione per Petronzio Sta diventando protagonista di questo secondo tempo per le occasioni avute. Non è riuscito però a convertirle in rete fino ad ora. Neccia che perde qualche secondo in più del necessario per battere questa rimessa. Prova a gestire Manni, lo fa bene servendo, poi lo scatto di Salvi si gira. Indietro gestisce Matozzo per Lanni, ancora Matozzo, il velo di Martinoli, la palla recuperata da Battaglia che avanza. A grandi falcate. A destra c'è Raspaolo che viene servito. Si butta dentro Battaglia. Raspaolo prova a liberare il mancino sul secondo palo, battaglia ancora, ma c'è la bandiera innalzata. C'è fuorigioco. Calcio di punizione per il città di Paliano che batte. Ma molto molto avanti, l'arbitro lascia stare, la palla viene recuperata da Napoletano, Sarra si prepara intanto il secondo cambio per la squadra ospite, Napoletano, Maresca, alza questo pallone, arriva a gran velocità, Pasquale per portare il pressing, Marese è scoperto sulla sinistra, il Formia, anzi sulla destra, sulla sinistra del Paliano. Manca un attimo l'intervento, ma è bravo a recuperare qui Festa su Matozzo. Si appoggia a Sar, Napoletano, è rientrato Pasquale che viene servito vicino a lui Raspaolo. Vuole la sovrapposizione per poi lanciare col mancino Zaccaro che viene steso. Attenzione, finisce giù Zaccaro. Attenzione, attenzione che è finito giù Zaccaro. Finito giù a peso morto Zaccaro. Attenzione. Momento drammatico in campo. Finito giù Zaccaro, sono tutti attorno a lui. È arrivato l'anticipo di un avversario che ha calciato il pallone che è finito direttamente sulla faccia di Zaccaro che è finito giù appeso morto. è stato messo su un fianco, speriamo che si sia messo su un fianco perché non, non vediamo... Ah ok, lo vediamo muoversi. Per fortuna. Possono tirare tutti un sospiro di sollievo gigantesco. Era finito giù, appeso morto Zaccaro e non si è mosso per più di qualche secondo. Si è rialzato Zaccaro, erano gli applausi del pubblico e il sospiro di sollievo da parte di tutti, mentre dovrebbe arrivare adesso anche il cambio per il città di Paliano. Mentre Zaccaro viene accompagnato fuori, in misura assolutamente precauzionale. Vedremo se ci sarà una sostituzione o se il capitano del Formia potrà continuare la partita esce Mattozzo, una partita maiuscola per lui davvero quest'oggi entra con il numero 20 Roberto Romagnoli parliamo che si diverte a renderci la vita difficile qui in cronaca perché tra l'anni Manni, Romaggioli e Romagnoli adesso ci divertiamo caso anche di fare qualche battuta anche stupida in questo momento e sdrammatizzare un attimo quanto appena visto il crollo di Zaccaro in mezzo al campo Pallone restituito ai giocatori del Paliano che era in possesso quando si è interrotto il gioco. Zaccaro che è rientrato in campo. Subito va a fare a spallate con Manni. Sembra essersi ripreso al 100%. Petronzio allarga bene per Raspaolo nella di rigore. Il tiro di Raspaolo. La traversa clamorosa di Raspaolo. Una conclusione impossibile. Ha cercato il numero 10 della Formia. Agancio, scatto e tiro la palla che ha pescato l'unico angolo possibile, ma la sfortuna oggi è tanto. E al 79 Rospaolo pesca una traversa. Che fa il paio con il palo colpito su punizione da Mattozzo ma... Le occasioni del Paliano sono sostanzialmente esaurite lì. E qui c'è un fallo di Sar. Possibilità di respirare per il città di Paliano che sta vedendo davvero i sorci verdi in questa ripresa. Non è per fare retorica, non è che perché siamo... Sugli spalti della squadra di casa, ma 1, 2, 3, 4, 5 occasioni. Attenzione qui la conclusione! In Acrobazia. Che è uscita di pochissimo. Mentre sono rimasti a terra anche due giocatori per un contrasto di poco precedente a questa conclusione volante di Manolo Ronci. Rimangono... adesso si stanno rialzando i due giocatori, battaglia. E non riesco a vedere il numero del giocatore. che Adesso si sta rialzando. Potremmo anche riconoscerlo. Dovrebbe trattarsi di Matteo Salvi. Non invidio per niente il nostro. Giuseppe Capuano poi dovrà montare i lights di questa partita perché sono tanti, non le invidio quindi per il lavoro che dovrà fare, le invidio un pochino perché potrà rivedersi questa partita che si è rivelata nonostante la pioggia davvero carica zeppa di emozioni Zaccaro lascia scorrere il pallone Petronzio non lo aggancia, alleggerisce il pallone, la difesa verso Neccia che allontana ma solo per farlo finire le grinfie di Gabriele Festa che avanza a grandi falcate il cross, la palla che può diventare buona per Petronzio, che viene messo giù. Viene messo giù per l'arbitro, non c'è rigore. Abbiamo visto il braccio del difensore su Petronzio, che è finito giù in area. Il pallone, per carità, sembrava oltre le disponibilità di Petronzio. Questo non giustifica il fatto che possa essere atterrato in area di rigore. Napoletano, passaggio prevedibile per Raspaolo, neutralizzato da Moratti che cerca di rilanciare l'azione per i suoi. Pallone buono per Romagnoli che tocca quindi il suo primo pallone in questa partita, almeno di una certa rilevanza sulla sinistra. Rientra sul mancino lo scatto battaglia. Di lì non si passa più. Raspaolo, siamo negli ultimi dieci minuti di gara, il pallone in profondità per Petronzio, corre Zaccaro sulla sinistra, Petronzio, la palla dentro per Zaccaro, arriva l'intervento di Manni a liberare tutto, provvidenziale la scivolata di Manni, a mettere il pallone in calcio d'angolo. Abbiamo di nuovo un assembramento davanti, ma è giusto, è giustificabile, c'è cioè la partita che sta vivendo veramente di picchi emotivi particolarmente alti pubblico che si vorrebbe catapultare in campo in questo momento per dare una mano a un Formula che sta davvero dando tutto quello che ha e che meriterebbe i tre punti, ripeto non lo diciamo per niente, però una questione di rispetto verso la squadra che ci ospita in questa telecronache ma le occasioni mai servono due mani per contarle in questo secondo tempo, al di là del palo su punizione e di episodi anche... Fortuiti con quella rovesciata di Ronci all'ottantesimo, Paliano. Ha trovato enormi difficoltà a creare occasioni nella metà campo. Formiana forma che invece si è proiettato con veemenza. Attenzione che Zaccolo viene messo in genera di rigore. Questa volta non ci sono neanche le proteste perché non c'è assolutamente fallo Fazzi. Fermato da Napoletano. Fallo laterale. Tempo che si perde è occasione per respirare. Per il Paliano, Lanni, impressione Raspaolo, Moratti, si allunga il pallone napoletano, in qualche modo Moratti la tocca solo per regalare la rimessa laterale, già battuta da Raspaolo, Zaccaro per Napoletano, il cross però è completamente sballato e finisce oltre la traversa sul secondo palo. La rimessa con i piedi sarà per Damiano Neccia. Si continuano a scaldare tre giocatori del Formia. Uno per il Paliano. I giocatori che si scaldano. Neccia. Continua a piovere intanto. Il rinvio di Neccia. Al grillo. Mettere il pallone in fallo laterale. L'Anni. Appoggio per Manni. Il pallone in avanti. Scalciato senza molto criterio. Allora festa. Prova il rilancio. Batte e ribatti di testa. Sar. Per Napoletano che se ne esce in mezzo a due, arriva Martinoli, prezioso in questa circostanza. Alla che il pallone per Romagnoli, attenzione che ci può essere un break offensivo. Romagnoli per Fazzi si butta in aderico e Romagnoli, Fazzi sfida Pasquale Val. Va tiro col destro, pala sul fondo. C'è stata deviazione. Sarà calcio d'angolo con Avgul, che stava già andando a recuperare il pallone per rimetterlo in gioco. L'abito non è dello stesso avviso, calcio d'angolo per il Paliano all86 esimo in corso si prepara il terzo cambio per il Formia. Ma arriverà presumibilmente dopo la battuta di questo corner. Yuri Fazzi sul pallone Mattinoli, Romaggioli Pizzuti in area di rigore, la palla dentro, la sfiora a Battaglia. Raspaolo l'appoggio proprio per battaglia, arriva la sovrapposizione posizione di Zaccaro, battaglia lo serve, Petronzio lo scatto alle spalle della difesa, Petronzio, Petronzio, il pallonetto di Petronzio e controlla il pallone che rotola sul fondo, Manni ancora Petronzio che ha avuto l'ennesima occasione del suo secondo tempo mentre esce Napoletano ed entra Antonio Cannella per uh, il terzo cambio di Giovanni Russo all'ottantasettesimo. Nelvio profondo a cercare la testa di Ronci che la sfiora. Rimessa laterale cambio per il Paliano. Esce proprio Ronci ed entra con il 18 Benigni. Rimessa laterale battuta. L'arbitro però la fa ripetere Zaccaro attenzione perché qui circa il padrone Moratti diventa buono per Raspaolo Raspaolo viene di rigore al padrone sul mancino rientra sul mancino il tiro a giro oltre il secondo palo Stanno chiedendo probabilmente cosa devono fare i giocatori del Formia per segnare una cosa da sottolineare però c'è che fino ad ora tante occasioni ma non è mai dovuto intervenire sempre oltre lo specchio della porta, forse aggiustare un po' con la mira. Il pallone che è rotolato sul fondo. Non c'è stata deviazione. Avgul va a rimetterlo con il adesso. Devono accelerare perché mancano due minuti alla fine della partita. Poi sarà recupero. Zaccaro si gira, cerca e trova benissimo. Ancora Raspaolo nella di rigore. Raspaolo marcato da tre, deve girarsi, mette il pallone in mezzo. C'è cioè deviazione. Calcio d'angolo. Salgono le torri. Vengono Battaglia e Pasquale, sale anche Maresca, arriva anche Festa a Grillo. Ultimo uomo, palla dentro, messa fuori. Maresca può tirare la palla, ribattuta eccolo a Grillo, allarga a sinistra, male però non ci arriva Battaglia. E la rimessa è per il Paliano che è all'89esimo. Può gestire il pallone lo fa male. Ecco ancora Grillo. La deviazione da rimessa è blu. Zaccaro. Ancora elegante. A fine, però la difesa riesce a disinnescare questa azione offensiva. La alimenta Maresca. Fermato. All'altezza della tre quarti. Attenzione alla ripartenza del Paliano. Ci mette il piede in battaglia. Da lì non si passa mai. Poi il lancio completamente sbagliato contro i uomini fuori gioco. qui Eccia che si complica la vita con questo stop. Ma non c'è nessuna impressione. Ci va adesso Raspaolo per far accelerare l'operazione al portiere della squadra ospite. Ha allargato il gioco a sinistra per Moratti. Servito, trovato Fazzi, ma ancora a battaglia che ha giocato un secondo tempo di un livello impressionante. Ma il risultato è ancora di parità aspettiamo che arrivi l'indicazione del recupero. Il lancio è sulla destra ancora una volta per l'inesauribile Raspaolo. E qui tocca malissimo, non c'è stata la deviazione, sta rimessa dal fondo. E 5 minuti di recupero. Il primo inizia in questo momento, Sarra a terra con i crampi. Non è una buona notizia, che Sarra comunque è entrato ad inizio ripresa, sperando che siano crampi perché. Perché è finito giù? Forse uno stiramento, è sul bagnato. È proprio il caso di dirlo, in tutti i sensi, per il Formia, con Sar che viene accompagnato fuori. E ci deve essere il cambio. Deve uscire Sar. La sfortuna che perseguita in questa ripresa il Formia. Sar rientra per non lasciare i suoi in 10 in questo finale, quindi ritardato. Forse ha annullato il cambio. Si era preparato Lucchetta, posizione regolare di Fazzi che viene fermato ancora una volta da un battaglia che è diventato insuperabile in questo secondo tempo. La palla che rotola sul fondo, la rimessa per Avgul. Siamo nel 92esimo. Formia a 3 a minuti e spiccioli. Daniele Pasquale con le mani per Raspaolo scavalcato però da questa rimessa. Ancora Pasquale, la pressione efficace di Romagnoli, Battaglia anticipa ancora una volta, uno Iuri Fazzi scomparso dal campo da quando Battaglia ha deciso di entrare nella questione che rimbalza, Zaccaro di testa e la palla alta oltre la traversa, ancora un errore clamoroso in due, davanti alla porta di Neccia da soli al 93 al 92 praticamente finito dentro di Zaccaro. Ancora una volta. Il Formia ha un passo dal 3 a 2, in ciampa sulla linea del traguardo. Pallone gestito ora dal Paliano che prova a congelare la gara dopo questo ennesimo rischio. La palla che però viene recuperata da Maresca per alimentare quella che forse è l'ultima azione offensiva. Pallone che viene spazzato lontano. Neccia lo controlla e lo va a prendere con le mani. Il rinvio Pasquale prova l'anticipo su Martinoli. Che la controlla bene, la sventaglia a destra. Pallone lungo per Benigni. Finito anche giù. Martinoli con Raspaolo che tenta di farlo rialzare. Alla fine ci riesce. Attenzione perché Festa si complica la vita in maniera francamente evitabile. Regala ancora il possesso al paliano. Ci mette la testa. A Grillo. parla sul fuoco, uh, oltre la linea di demarcazione del campo rimessa per il città di Paliano. Siamo nel 94 in corso. Sigia Romagnoli subisce fallo ed è calcio di punizione per il città di Paliano che può far scorrere i secondi. Siamo per entrare nell'ultimo. Minuto di recupero. Calcio di punizione per il Paliano che può chiudere quindi avanti questa partita dopo aver visto davvero brutti brutti fantasmi nel corso di questa ripresa. Forma che si può rammaricare sicuramente per le occasioni sprecate, ma non per la prestazione. Forma che nella prossima partita incontrerà. In trasferta il Pontinia, uno sconto diretto per le posizioni di testa, la palla in mezzo, battaglia la mette fuori di testa, la deviazione di Cannella, Zaccaro che riesce a tenerla in campo, prova a scappare via, c'è il calcio di punizione, attenzione perché si possono accendere gli animi proprio nella finale, Zaccaro va a dire qualcosa a Benigni, l'arbitro si fa a Divo per evitare qualsiasi tipo di problema, mentre scade... A momenti, proprio in questo momento, secondo il mio cronometro, l'ultimo minuto di recupero. Paliano che invece ospiterà il Roccasecca nella prossima gara. Arriva il fischio di Di Palma, un Formia straripante nella ripresa, non riesce ad andare oltre il pareggio. 2 a 2 tra Formia e Paliano in questa nona giornata del girone D di, di promozione laziale. Al gol in apertura di Zaccaro ha risposto al settimo minuto, Zaccaro ha risposto al diciannovesimo Ronci, poi il rigore di Fazio al 44 ad inizio di secondo tempo a mettere il sigillo alla partita. È stato ancora un calcio di rigore, questa volta realizzato da Zaccaro che ha quindi aperto e chiuso le marcature in questa domenica mattina piovosa al Comunale di Marandola. Non si va oltre il pari, un punto a testa che mantiene l'imbattimento. Casalinga del Formia che deve accontentarsi nonostante le tantissime occasioni avute nel secondo tempo solamente di un pareggio. Per quanto riguarda la cronaca di Formia, città di Paliano è tutto. Da Davide Guzzardi in cuffia e Nicola Lanno alle riprese è tutto. Restate con noi per le interviste del post partita e poi sempre per tutti gli appuntamenti, sempre qui su Telegolfo. Qua siamo in attesa di intervistare il mister Russo. Siamo con il direttore del è Appena finita la partita contro il città di Paliano, una partita che noi in cronaca potevamo dire tranquillamente come due punti, come due punti persi. A vedere come è andata a finire, certo. Sì, è stato un peccato perché abbiamo dominato prevalentemente al secondo tempo. Il primo tempo un po' in sordina, però un secondo tempo da, da chiudere tranquillamente a nostro favore. Le occasioni, io le ho contate, c'è cioè fuori davanti per non fare gaffo Sono almeno sette occasioni da, da rete sprecate davanti alla porta. E c'è da dire però che la porta sarà centrata praticamente solo in un'occasione con il palo, con la traversa colpita da Raspaolo. C'è un po' da aggiustare la mira, ma visto come si stavano mettendo le cose, c'è anche da guardare positivamente comunque a questo pareggio. Sì sì, alla fine comunque no, loro sono un'ottima squadra, devo eh, essere sincero, hanno espresso veramente un buon calcio, soprattutto il primo tempo. Il secondo tempo sono calati un po', siamo saliti noi e abbiamo creato tanto, potevamo sicuramente chiudere più volte la partita. Purtroppo il calcio è così, quando troppo sbagli, anzi alla fine è meglio accontentarci di un, un punto anche se magari ne sono due persi, però oh, un punto comunque muove la classifica vedendo anche i risultati delle altre. Uh, ovviamente um, ci risolleva un attimino questa situazione. Dobbiamo dare comunque il massimo tutte le domeniche per riuscire a, ovviamente a centrare l'obiettivo. Sembra un momento un attimo di difficoltà, spero che lei mi possa smentire subito, ma Dopo l'eliminazione dalla Coppa è arrivato comunque un pareggio con l'eliminazione, tra l'altro è arrivata contro la squadra che in questo momento è fanalino di coda del campionato, è arrivato il pareggio con il Roccasecca, resta questo pareggio in casa che rompe la striscia di vittorie consecutive casalinghe. È un momento di difficoltà da cui si può e si deve uscire, onestamente a giudicare dalla prestazione, soprattutto in, visto in quella vista nel secondo tempo non mi pare, chiedo la sua opinione in questo. No, no, io non, non credo che sia un, una crisi di gioco né una crisi di, di altro perché, comunque, abbiamo dimostrato grande solidità anche dal punto di vista del gioco. Abbiamo avuto tantissime occasioni anche a Roccasecca. È una partita che chi ovviamente se l'è vista ha visto bene come è andata alla fine. Abbiamo avuto lì anche 4-5 occasioni gol pulite e non le abbiamo sfruttate, purtroppo. Anche se là non avevamo Zacco comunque con noi. Eh, Quest'oggi ne abbiamo avute altre 6-7 o 7 come le hai contate tu, di cui eh, secondo me 4 nitide. Uh, Un'occasione finale con Zaccaro al 92esimo, però ovviamente è arrivato stremato da, da tanti sacrifici fatti durante la gara, quindi magari non è stato lucido nel metterla dentro. Però questo comunque ci dà sempre la carica per, uh, per farci diciamo, uh, dare quel, quello spunto per, uh, per poter ripeto, uh, cogliere l'obiettivo. Adesso, infatti, c'è da rimettersi subito in carreggiata. Non avete l'impegno di Coppa nel settimanale, quindi si pensa direttamente alla prossima partita. Che la trasferta di Pontinia è uno sconto diretto per le posizioni da playoff. Cosa prendere di buono? Sembra anche facile a dirlo, vista la quantità di occasioni prese cioè, o create in questo secondo tempo, per rimettersi immediatamente in carreggiata. Vabbè, ah in carreggiata dobbiamo fare il risultato, andiamo lì per giocarci la nostra partita, rispettando l'avversario sotto ogni punto di vista. Noi andiamo tranquillamente per il nostro percorso, se riusciamo ovviamente a centrare l'obiettivo come quello che ci, ci siamo prefissi, quindi ehm, non ho diciamo... Rancori di questa partita e dell'altra, provvediamo subito alla prossima a dare il massimo e poter diciamo, avere il risultato finale. Eccoci con mister Francesco Russo del Paliano: è finita una partita 2 a 2, una partita quasi dalla doppia faccia che vi ha visto dominare da un certo punto di vista in attacco nel primo tempo, almeno fino a un certo punto del primo tempo. Poi nel secondo tempo, il Formia ha rassettato un po' la squadra e vi ha messo un po' più in difficoltà. Alla fine, con quale spirito si esce da questo campo dopo un punto? Intanto è un punto molto molto prezioso visto che sembra che sia la prima volta che non vincono in casa e... è una partita di due volti ma soprattutto è stata una partita di calcio e devo sottolineare questo aspetto perché in altre occasioni in questo girone di squadre che giocano a calcio per fare la partita ne ho viste veramente poco il Formia è una squadra che ha provato a fare la partita è partita forte e siamo riusciti a recuperarla sono stati bravissimi i ragazzi a girare eh, l'inerzia della partita siamo andati in vantaggio meritatamente anche perché abbiamo avuto diverse occasioni, eh, a mio avviso un palo, ricordo così, eh, a tu per tu fazzi con il portiere. Poi dopo chiaramente loro hanno cambiato marcia, nel secondo tempo sono stati veramente forti, ci hanno messo in serie difficoltà, ma questo lo sapevamo, hanno degli elementi di spessore di categoria senz'altro superiore. Però abbiamo tenuto botta come si suol dire, eh, abbiamo avuto anche delle buone ripartenze, abbiamo avuto anche un palo nel secondo tempo, un'occasione di ronci in mezza rovesciata a fil di palo, Fazzi comunque ha sfiorato il palo nel secondo tempo. Sono stati bravi, i ragazzi sono stati bravi e poi chiaramente abbiamo anche accettato il punto. Alla fine è vero l'occasione di Zaccar al 92esimo, però è stato uno svarione nostro perché comunque una palla lunga leggibilissima, il portiere si è fatto trovare un attimino impreparato. E non è un problema perché ci stiamo lavorando su questa cosa, però ci sta, al 92esimo siamo stanchi, una squadra che fa molto forcing, ci può stare. Io faccio un complimento enorme ai miei ragazzi. Ragazzi, a me ne sono rimasti impressi almeno quattro, a parte il tedente d'attacco, Ronci, Fazzi e Matozzo. Aveva paura di sbagliare le doppie <ride> e, e Matozzo, e poi c'è Martinoli che sembrato avere una enorme qualità in mezzo al campo, spesso è stato voluta innescare proprio nelle, nei, nelle, nelle verticalizzazioni i tre d'attacco. Uh, com'è gestire una, un tridente così? Se, anche perché abbiamo visto variare spesso anche posizione, soprattutto nel corso del, del primo tempo, com'è gestire questa qualità in attacco? È, è, è chiaramente la vostra arma principale. Io dico sempre che questa squadra cioè, ha. Ha un altro fortissimo attaccante che oggi è in panchina che è Romagnoli Roberto che fino ad ora l'ha giocato tutte, però cerchiamo di, visto che abbiamo anche la Coppa, di centellinare le forze. È una squadra che sta recuperando degli effettivi, abbiamo avuto delle defezioni l'anni Marco che comunque è, è rientrato domenica e altri ragazzi che comunque ancora non recupero. Ma eh, Moratti che è rientrato oggi è un 2000 è molto importante per noi. E io dico sempre che il tridente va sopportato e supportato, eh, quindi bisogna lavorare per loro perché hanno tantissima qualità. Loro ci devono dare la mano e ce la danno. Quindi comunque è una squadra che tende a fare calcio, non è cattiva, eh, però stiamo migliorando anche in determinate fasi. Queste sono le partite che mi fanno pensare che il lavoro che stiamo facendo dall'inizio dell'anno porterà dei frutti a lungo termine. Quindi è una squadra che sa eh, il fatto suo, venire qui ripeto, con questa personalità con una squadra così forte. E strappare un punto, ma strappare lo dico per il secondo tempo perché il primo tempo è veramente giocato bene. Sono, sono contento e, e possiamo solo crescere. è nominato la Coppa? Avete passato il, lo sbarramento dei 32esimi nell'ultimo nell turno di Coppa contro il Monte San Giovanni Campano, adesso si va a, 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 ad Alatri per i 16esimi nell'infratettimanale il giorno di Halloween per poi ritornare in campionato. La, in virtù proprio del doppio impegno, le chiedo quali sono gli obiettivi della sua squadra. I nostri obiettivi sono partita per partita e non faccio retorica. Eh, abbiamo l'Atri e la affronteremo bene. Chiaramente, ho una rosa competitiva, quindi oggi in panchina c'erano dei titolari eh, che giocheranno probabilmente mercoledì. È una squadra che deve affrontare tutte le partite allo stesso modo per cercare di fare la partita e di imporsi. Poi, quello che verrà, io ho detto sempre: non ci poniamo obiettivi. L'obiettivo ce lo darà a fine campionato la classifica o a fine coppa. Giochiamo e cerchiamo di far bene e cerchiamo di crescere. È una società nuova. Eh, un gruppo di ragazzi, lasciatemelo dire, veramente per bene, che si allena eh, alle 7 di sera, ci alleniamo, quindi si allena con tanta voglia, tanta umiltà. Vediamo dove arriviamo. Non abbiamo obiettivi prefissati, cerchiamo di fare bene partita per partita. E noi abbiamo sicuramente visto una bella partita. Ringraziamo quindi Mister Russo. Grazie a voi. E siamo con mister Giovanni Russo, è appena finita la partita, abbiamo avuto occasione di parlare anche con il vostro direttore, ha fatto i complimenti alla squadra e c'è assolutamente da farli perché nonostante un primo tempo è iniziato un po' zoppicando e soffrendo le verticalizzazioni del Paliano, poi la squadra con qualche accorgimento non solo è salita in cattedra in maniera totale nella ripresa, ma avete smesso assolutamente anche di subire, ha appena è rientrato. Anche festa tra i centrali con battaglia, non si è più passato da nessuna parte. Sicuramente innanzitutto buongiorno a tutti, faccio i complimenti al Paleano perché comunque è una squadra che, che gioca a calcio, è una fino ad oggi delle poche squadre che veramente ci ha messo in difficoltà nei primi 20-25 minuti. Sicuramente siamo partiti un po' a ranghi ridotti, tra gli 11 titolari avevamo 4 persone che rientravano da un infortunio. Quindi anche questo era da capire e testare i ragazzi, visto anche le altre assenze eh, che avevamo e soprattutto i febbricitanti dell'ultima dell ora. Eh, dopo 20-25 minuti sì, eh, abbiamo preso le misure perché loro hanno verticalizzato, giocavano tanto palla, eh, facendo degli, degli accorgimenti dal campo, eh, diciamo che abbiamo in qualche modo fermato le loro iniziative dopo i primi 20-25 minuti. Poi tra il primo e secondo tempo siamo entrati nello spogliatoio, ho spronato i ragazzi, ho dato gli ulteriori accorgimenti e poi penso che il secondo tempo si è vista un'altra partita. Come il nostro solito fare, abbiamo giocato ad una sola porta all'inglese senza subire, creando tante occasioni gol. di che L'accorgimento comunque chiave è stato appunto quello di spostare Festa all'interno dei due di centrali di difesa. E la situazione di Gabriele, che era anche stato ammonito, con l'esordio, e va detto, di un classe 2002 a Grillo. Sì, oggi, oggi abbiamo avuto l'esordio di Agrillo, classe 2002, giocato tutti i 45 minuti del secondo tempo, ha fatto bene. Un ragazzo di prospettiva, un ragazzo che sicuramente si sentirà parlare molto di lui eh, nei prossimi anni. L'accorgimento di Festa nel centrale di difesa è stato fatto perché il primo tempo. Sia Festa che Alessio Gabrielli erano entrambi infortunati e quindi stavamo testando un attimino per non rischiare a Grillo eh, diciamo dal primo minuto perché comunque essendo la sua prima partita in campionato abbiamo cercato di adattarlo e di preservarlo. Ciò nonostante il ragazzo ha dato grandi segni di affidabilità e sicuramente si toglierà tante soddisfazioni da qui a giugno in questo campionato. Cioè, da riflettere, l'unica cosa su cui penso bisogna riflettere nel secondo tempo perché a conti fatti sono state almeno sette le occasioni limpide o presunte tali davanti alla porta del uh, Paliano, tra cui una traversa colpita da Raspaolo, quel gol uh, fallito da Zaccaro proprio al 92esimo, tante 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 occasioni, ma effettivamente oltre quella traversa colpita da Raspaolo diciamo che Necci è stato abbastanza inoperoso nel corso della ripresa, quindi magari proprio l'unica cosa è aggiustare un po' la mira. No, vabbè, diciamo che come è nostro solito fare, quando prendiamo il pallino del gioco, difficilmente riescono a metterci sotto. Siamo una squadra che in settimana lavora duramente per provare quello che facciamo durante la partita. Ovviamente, oggi per l'ennesima volta abbiamo creato tanto, e purtroppo ad un certo punto la palla non è voluta più entrare, anche perché è stato tolto un gol fatto dalla, dalla porta, abbiamo preso una traversa all'ultimo minuto di recupero. Zaccaro ha preso male la mira, però non posso chiedere, non posso recriminare nulla dai miei ragazzi anche perché hanno dato il cuore e l'anima per, per questa partita ma soprattutto per la maglia. Settimana sicuramente proveremo a limare e soprattutto a lavorare ancora più intensamente per cercare la realizzazione finale. Questa è la prima partita che non vincete in casa, rimane imbattuto con quel fortino di Maranola. Può essere la spinta giusta per andare a fare il risultato fuori in quello che è uno sconto diretto a Pontinia. Ma noi valutiamo settimana per settimana. L'ho detto già settimane scorse, io non guardo in casa degli altri, io guardo quello che succede in casa Formia. Poi a fine, a fine di ogni partita. Uh, se abbiamo vinto significa che aggiungiamo tre punti in più in classifica senza guardare né chi viene dietro di noi né chi sta sopra di noi. Ovviamente, noi le somme le tiriamo a, a maggio. Ciò ho, ho detto, ora bisogna andare a fare vittoria, sicuramente fuori casa. E domenica ci attrezziamo per andare a vincere in quel di Pontinia. Eh, ne ringraziamo, mister Russo. Grazie a tutti voi e buona trasmissione a tutti.